Ci occuperemo oggi di come si realizza una libreria in cartongesso. Questo materiale che è molto duttile, molto utilizzato in edilizia, nei cantieri, soprattutto nelle ristrutturazioni di interni. Vedremo appunto come fare a realizzare una piccola libreria molto utile per mettere libri o dei faldoni. Nella prima fase provvederemo a tracciare, diciamo così, le linee di quella che dovrà essere poi la nostra libreria. Quindi tracceremo delle linee sulla parete con quello che abbiamo trovato. Abbiamo trovato un battiscopa che però era abbastanza dritto, quindi l'abbiamo utilizzato per fare così da riga, ma ovviamente poi ci possono essere anche altri strumenti. Ci sono anche altri strumenti più professionali, come ad esempio le livelle laser, piuttosto che il piombo. Quello che poi terrà, diciamo così, il dritto sarà chiaramente la livella, nella fase di montaggio. Questo ci serve soltanto per avere, diciamo così, un'idea, di quello che andremo poi, a realizzare. Che sarà poi insomma la libreria definitiva. Vai, vai, altro vero, a posto. Basta un velo. Mascherina sopra il naso. Non mi faccio fare il cattivo. Abbasso un pochetto, altro pelo, allora mi sarebbe, no, vado giù, sì, un pelo proprio, vediamo. Oh, a posto. Scusa, ma questa maglietta ha Questa ha fatto la storia in Antartide. fatto la storia in Antartide. Andiamo a giro per tutta la base. Porco cane, sei con questi oggi? Apposta c'è con tutti quei vestiti della zona sconosciuta. Basso un pochetto. Basso un pelo. Un pelino. Dopo questa prima fase di tracciatura delle linee sul muro per avere un'idea, insomma, di quello che poi andremo a realizzare, abbiamo iniziato a tagliare
i montanti e i perimetrali, e quelli che ci servivano. I perimetrali e i montanti sono da 5 cm e con il, diciamo così, con il cartongesso, diciamo, avremo dei ripiani di 7 cm, perché utilizzeremo il cartongesso da 1 cm. Quindi andiamo a vedere la fase del taglio dei montanti. Dopo aver tagliato un po' di pezzi, diciamo così, di questi montanti, di questi perimetrali, andiamo ad applicare partendo dai perimetrali che servono. E ci sarà poi durante il montaggio una persona che si occupa del taglio dei montanti e dei perimetrali, e una persona che principalmente invece si occupa di montare i pezzi che vengono tagliati, chiaramente cercandosi di darsi un aiuto durante questa fase. Passiamo nella massima, per favore. Porco. Oggi mi devo andare a vedere, ma venerdì. Ci vorrebbe la mascherina, però. Comincio a mettere le multe, eh? La multa da stamattina è passata da 10 a 25 euro. Montata la struttura, si passa al montaggio del cartongesso, anche se quello che vedremo subito adesso non è ancora il disegno definitivo della libreria, che andremo poi a definire meglio successivamente.
Nel passaggio successivo, la libreria è finita di montare, quindi è nella sua versione definitiva. Quello che andiamo a fare in questa fase è la stuccatura, quindi metteremo degli angolari sempre in alluminio in tutte le parti dove ci sono gli angoli vivi e si procederà ad una prima stuccatura. Dopodiché successivamente sarà completamente rasata tutta la superficie e utilizzata anche una retina per le giunte tra i verticali e gli orizzontali dei ripiani. E come vedrete, sono stati aggiunti ai ripiani anche dei verticali per dare un po' di movimento alla libreria, insomma, al lavoro definitivo. Allora, secondo me si può fare. Ultimata questa prima fase di stuccatura, il lavoro del cartongessista si può dire completato, perché tutto quello che poi viene successivamente in realtà è un qualcosa che spetta al pittore edile. E quindi la stuccatura definitiva e la fase di carteggiatura e la fase di verniciatura della libreria in cartongesso è un qualcosa che attiene più al pittore edile. Quindi questo video termina qui. Se vi è piaciuto aggiungete il vostro commento, diteci la vostra e ditemi la vostra. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi al canale. Nel video successivo ci sarà la parte relativa alla fase di verniciatura. Ciao a tutti!